Buongiorno ragazzi, allora ancora qua siamo, pensili, fatti più o meno, mancano tutti i dettagli che vedo dopo, sto iniziando i sotto, sono 6, non 7 come ho detto ieri, quello che mi ha confuso era il disegno ad ante chiuse dell'ultimo graduante, ne avevo contati 7 ma l'ultimo è un modulo solo. Dopo la storia di ieri sera, sul colore raccapricciante della cucina, vi siete divisi esattamente in 4 gruppi, i pochi che hanno capito che era una battuta, molti che non hanno capito che quella è solo la copertura della laccatura, è solo la pellicola che copre la laccatura e quindi hanno convenuto con me quanto orrenda fosse il colore della cucina, un altrettanto numero che non ha capito che era una battuta e allora ha spiegato a me che quella era la copertura, dicendomi guarda che devi togliere la pellicola. E un numero limitato di 2 o 3 persone che rappresenta la creme della creme dei maker che ha ammesso che in passato, comprando una cucina IKEA laccata con presente la copertura, ha aperto il pacco, si è incazzato ed è tornato all'IKEA perché il colore era sbagliato, facendosi poi prendere per il culo dal commesso che gli ha mostrato come si toglie la pellicola. Voi siete la creme della creme. E non uno, eravate più di uno, almeno 2 o 3. Detto questo ragazzi, lo show è quello che è, avete voluto che io non mi smazzassi questa roba di notte e quindi non me la smazzo, grazie, anche perché non avevo assolutamente voglia. Quindi anche oggi montaggio IKEA, tutte le parti sotto con tutti i cassetti che sono tipo un fottio, poi domani tutte le rifiniture, o oggi comunque di seguito vanno tutte le rifiniture, che è il taglio di 2 banconi, il foro per lavello e foro per i piani cottura, applicazione dei fianchi, fino a poi arrivare a venerdì quando la cucina verrà installata. E mi sono accorto che sono un maker del cazzo perché non ho neanche una cassetta degli attrezzi. Cioè, per uscire e andare a montare la cucina posso sì portarmi via le Sistener Festool, ma non ho una cassetta degli attrezzi dove mettere cacciavite e roba varia, perché l'unica cassetta degli attrezzi che avevo l'ho scambiata con Fani per una cassa di birra. Perché non esco mai, quindi ho detto cosa mi serve a me una cassetta di attrezzi. Quindi andrò in giro con i sacchi della spesa come i barboni con dentro gli attrezzi. Detto questo, il programma di oggi è abbastanza noioso, perché vi ricordo che se è noioso da vedere, figuratevi da fare. Quindi montaggio ancora dell'IKEA oggi e domani, però nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, arriva un ospite piallatore che ha bisogno della mega pialla per piallare qualche pezzo che non riesce a fare da lui e quindi magari ci sarà un po' di ficcanza sociale. Ora, attacco un po' di musica, qualche time lapse, non è che ci sia tanto da raccontare, e vado avanti con questo lavoro di concetto. Niente, lavoro tutto così ragazzi, monta. Dopo vi farò vedere però una cosa, perché secondo me l'IKEA gli ha detto una stronzata. Cioè loro hanno fatto fare il progetto all'IKEA e secondo me gli ha detto una cavolata, ma ve la faccio vedere dopo perché non sono d'accordo su una scelta. Ho già parlato con lui e viene qua domani a vedere, ma volevo condividerla anche con voi. Intanto, momento tips da 5 centesimi. Quando sui metodo gli altri mobili che hanno i pitni così, che forse sono solo i metodo, li montate a incastro, ovviamente, vabbè, questo è perché c'è quello di fianco, quindi va in sovrapposizione, un piedino copre 2 moduli. Sui piedini è previsto un buco, un foro sulla plastica, l'IKEA non vi dà la vite, però voi, già che ci siete, una vitina, sbattetela dentro, così questo qua non rischia di saltare via ogni 2x2, perché a me è successo e non è. Se avessero uno slogan sarebbe IKEA, montiamo i vostri momenti bestemmia dal 1943. Perché? Porca di troia. In fase di consegna mancava quell'anta e allora è stata segnata perché era a bolla. E vedo 1, 2, 3, 4, 5 e quelli 6. Vabbè che con la matematica non sono certo un fulmine, però io qua ne vedo 6. Sta a vedere che la lavastoviglie non è da incasso, ma se non è da incasso perché gli hanno dato le cerniere per l'antina? E perché qua ci sono disegnati 2 cassetti?
Ma soprattutto io sono sicuro, quando è arrivato lo spedizionario, di aver contato i colli che corrispondessero alla bolla meno quello che mancava, perché non volevo la responsabilità che mancasse qualcosa e poi se lo dovevano ricomprare. Beh, morali, sono dimenticati non i miei amici, ma quelli dell'IKEA. La signorina, che non riporto il suo nome, si è dimenticata di ordinare tutto un modulo. Tutto il modulo della lavastoviglie. Il modulo e anche l'antina, che deve essere separata come se fossero due cassetti. Però gli ha dato la cerniera. Dove pensava se la montassero? Sulla schiena? La cerniera per aprire l'antina. Ma io mi chiedo, non è tanto il problema che adesso manca? E complica a me il lavoro, perché se non ho quel modulo lì non posso tagliare i piani e fare tutti i conti, e va bene, qua c'è spazio, posso lasciarli qua fino a quando non recuperano. Ma se loro avessero pagato anche il montaggio e quindi avessero fatto portare via la loro cucina, cosa che per fortuna invece non hanno ancora smontato, arrivavano lì quel giorno, iniziavano a montare e poi cosa, li lasciavano a metà? Senza il modulo della stoviglie, senza il piano tagliato e quindi senza il lavandino? IKEA, momenti bestemmia dal 1943. Adesso io vado avanti e faccio quello che posso. Posso sicuramente collegare quelli che posso collegare, lasciare via quello che manca nella lavastoviglie, montare tutti gli altri cassetti che comunque di lavoro ce n'è, ma assolutamente non mi metterò a tagliare i piani se non ho la misura finita. Ma proprio che no. Che poi sono andato in cucina a farmi un caffè. Non esiste il modulo della lavastoviglie. O meglio, la mia non c'è, la mia è da in casa, al frontale, ma è strozzata tra due moduli. Anche l'IKEA secondo me è così. Comunque adesso ho lanciato la palla al mio amico, ci pensa lui. Di sicuro manca il frontale, questo è sicuro. Vado avanti comunque con quello che posso, che tra un po' arriva il piallatore pazzo, arriva. Aggiornamento, allora, confermato, come detto da molti di voi, la lavastoviglie non ha un modulo, la lavastoviglie va dentro così di per sé per i cavoli suoi. E mi avete anche già anticipato che montare un frontale su una lavastoviglie non IKEA, frontale che manca, è abbastanza un delirio. C'è un kit compatibile e quello ce l'ho già qua io. Vedremo, ragazzi, vedremo in fase di installazione quanto sarà un bordello. Comunque all'appello mancano solo due ante. Io intanto adesso continuo a montare i mille cassetti. Niente, mi fermo con la cucina IKEA, cioè momento pialla, è arrivato, deve piallare due assine, così proviamo il tavolino, dai. Vediamo anche la Felder come si comporta. Meglio. Non lo so, vediamo. Allora, piallato, la roba di Gianluca, piallato, la roba di Pergo, che è arrivato anche lui con delle cose da piallare, infatti il Big Suka è già pieno. E sarà un problema nei prossimi giorni, dato che nel mentre che noi eravamo qua a cazzeggiare è arrivato tutto il legno. 12 assi, 40 per 22 per 2,50 mi sembra. Saranno tutte da piallare, sfilare a vari spessori, levigare, alcune da curvare. A vederle così non ce la faccio già più. E c'era dentro nel pacco anche una bellissima magliettina arancione fluo marcata Bricolegno Store. La cucina. Allora, mentre Perego e Gianluca chiacchieravano come gli anziani, io comunque sono andato avanti. Due cassettoni montati, ne mancano un'altra mezza tonnellata. Ora sto mettendo i fianchi al forno, perché il modulo del forno vuole i fianchi così come il modulo della cappa. Il programma di oggi è comunque quello di finire tutti i cassetti, sono in estremo ritardo perché mi fanno perdere tempo, ma sa da fare. I cassetti, fra l'altro, non sono neanche così un casino come pensavo da montare. Devo arrivare domani ad aver montato tutto quello che c'è e che si può montare, così poi tutte le modifiche, il taglio dei piani e tutto posso fare con attenzione domani e calma. Quindi sono già le 5, mi do una mossa, anche oggi finisco tardi. Sono ancora qua, ho unito tutte le parti, messo i fianchi. Sapete cos'è il casino di sto lavoro? Capire i pezzi. Perché io ho tutta una serie infinita di cartoni che ho segnato le misure e dei codici, ma non ho riferimento a cosa sono. Quindi apri, guardi, monti e cerchi di capire dove ficcarlo. Perché negli esplosi, negli schemi non c'è indicato niente, però vedo la luce in fondo al tunnel. Domani sarà sicuramente più divertente per me, per voi non me ne frega niente, perché almeno dovrò fare le parti che sono da modificare. Mi è venuto però un dubbio: avrò una Fosner
abbastanza grande per fare il foro del rubinetto. Penso ai cassetti che è meglio. No, ma là premettili due cassetti in cucina, cioè giusto due. Sa mai che le lentine siano scomode, due cassettini li metterei. Porca miseria. Comunque, cucina tutta finita, lì manca il fianco lì, il fianco al modulo della cappa e poi domani pensiamo al resto. Cioè, banconi con foro, bisogna capire dove far interrompere i banconi in base alla misura che hanno, con 60 e mezzo. Dove è meglio farli interrompere, considerando che lì ci sono, c'è il lavandino e qua ci sono fuochi, ma qua c'è anche il forno. Ci pensiamo domani. Alla fine il foro del rubinetto non è grosso, ci sto con la Fosner. E poi basta. Poi l'installazione a venerdì. Qui di pezzi è rimasto poco, lo scolatoio che lo monto direttamente. Le due ante, non del cassetto ma davanti alla lavastoviglie, che hanno bisogno di un giunto speciale per essere unito, che non c'è. Scarico del lavandino, per fruttare due top, lavandino, rubinetto, tutte le mensole che non sto ad aprire io, e poi si parte con quell'angoscia lì. Lunedì si parte, sabato, se venerdì monto la cucina, sabato parto con quell'angoscia lì. Devo anche tagliare le barre dei pensili con flessibile. Si può fare, dai ragazzi, si può fare. Una volta ogni tanto si può anche fare un lavoro barboso per fare un piacere a un amico. Una volta ogni tanto. Sono a posto fino al 2028. Ci vediamo domani.